parliamo della tranquillizzazione rapida, ma prima ne parliamo non tanto in termini terapeutici quanto clinici sull'agitazione e sull'aggressività. Ci tengo a parlare di questo per una ragione, perché l'aggressività, è uno degli elementi che ha portato e che porta lo stigma sui nostri pazienti. Ritengo che questo sia oggi non accettabile, realmente non accettabile. Bisogna rifuggire da questa idea del pazzo, aggressivo, violento, eccetera. Noi curiamo i portatori di un disturbo psichico, di un disagio psichico, di malattie psichiatriche importanti, su base organica, su base psicogena, su base mista l'una e l'altra, ma certamente ricordo quello che sosteneva Torrey, che è uno dei più importanti esponenti che ha studiato l'aggressività nel genere umano, e cioè che i nostri pazienti, gli schizofrenici, presentano il medesimo tasso di aggressività rispetto agli altri, alla popolazione generale, se però trattati. Quindi il problema passa attraverso una diagnosi precoce, un intervento continuativo. Questo è estremamente importante. Ovviamente l'aggressività nei nostri pazienti non è qualcosa che discende dal cielo misteriosamente, è qualcosa che fa parte del nostro animo umano. Questi sono alcuni esempi dell'aggressività. Aggressività, guardate, aggressività antica, da periodi ovviamente avanti Cristo, parliamo dei Sumeri, Babilonesi e via dicendo, per arrivare poi ai giorni nostri. Ai giorni nostri con diverse tipologie però di aggressività. Queste sono aggressività in linea di massima collettive, da quelle teoricamente sublimate a livello istituzionale, quando si doveva espiare qualcosa, massima pena, la ghigliottina, alla bomba atomica, su cui ovviamente non si fanno commenti, alla guerra del Vietnam e via dicendo, per arrivare alle Torri Gemelle e per arrivare poi ai campi di concentramento, che sono a mio avviso un esempio paradigmatico della violenza, dell'aggressività, a servizio di tante valenze. Noi non possiamo entrare ora in questa dinamica, però devo dire che a questo proposito rimango sempre sorpreso del come sia stato possibile, di come sia possibile, perché non è un fenomeno purtroppo isolato al nazismo. Tanti genocidi o eccidi continuano a verificarsi su minoranze varie, che parliamo degli armeni o parliamo di altre situazioni, poco importa. A noi non interessa la questione politica, interessa il versante violenza-aggressività, che spesso risulta effettivamente incomprensibile. Ecco perché bisogna cercare di osservarlo su un piano più strettamente clinico. Quelle erano manifestazioni di massa, manifestazioni collettive. Guardate, le Torri Gemelle sono un esempio, le varie condizioni di disastri, la guerra nel Vietnam, il Napalm e via dicendo. Ecco, queste invece sono situazioni più strettamente individuali. Il signore che vedete lassù in alto è il signor Whitman, di cui parleremo. E poi ci sono i vari mostri, tra virgolette. Ripeto, mostri molto tra virgolette. Perché? Perché abbiamo delle situazioni di psicopatici, situazioni di paranoicali, situazioni di schizofrenici. Abbiamo lo schizofrenico classico che vedete col cerchietto che a Milano alcuni anni fa, al mattino, sull'onda di allucinazioni uditive ha determinato l'uccisione di due persone, assolutamente in modo fortuito, che erano lì alla fermata dell'autobus. Poi avete l'esempio del pilota di aereo che è andato a suicidarsi uccidendo 200 persone. Abbiamo il caso di Holmes, che all'uscita della prima del film di Batman ha ucciso, mi sembra, 12 o 14 persone, non ricordo quante. E poi gli esempi più importanti, se vogliamo, che hanno colpito l'immaginario, della situazione paranoicale che ha portato Andrew Belevich a uccidere, mi sembra, 91 persone. Quindi situazioni profondamente diversificate, alla cui base però c'è l'aggressività. E allora noi dobbiamo vedere un po' questo fenomeno longitudinalmente. Dal 1496 al 1861, quindi dal 1496 avanti Cristo a 1861 dopo Cristo, ci sono stati soltanto poco più di 200 anni di pace e più di 3300 anni di guerra. Quindi in realtà c'è stato per ogni anno di pace 13 anni di guerra. Negli ultimi 3 secoli sono state combattute in Europa ben 286 guerre. Consideriamo anche i trattati di pace.
A me che piace molto la storia di Pelle Rossa, sono emblematici. Pelle Rossa hanno subito trattati di pace praticamente una al mese e sistematicamente al 31° giorno il trattato di pace è stato stracciato. Durata media dei trattati di pace è stata di 2 anni questo. Dal 1820 al 1945 60 milioni di uomini sono stati uccisi in guerre e altri conflitti, ma se andiamo a guardare gli ultimi 45 anni di pace, ricordo che noi abbiamo gli ultimi 50 anni in realtà di pace senza guerre importanti, sono stati registrati più decessi, più morti, ammazzati, che nell'ultima guerra mondiale. E allora l'uomo è una creatura buona, anzi è assolutamente altruista, e non ricerca mai il proprio piacere, non ricerca mai il profitto, mai la gloria, è un uomo normale, modesto, e l'uomo sano è questo. Beh, forse no, forse homo homini lupus, diceva Plauto, o forse la frase che ho letto un attimo fa di Thomas Hobbes, invece letta all'incontrario. L'uomo non è una creatura buona, è un uomo spesso egoista, ricerca l'utile, ricerca il piacere, profitto personale e gloria. Lascio a voi la valutazione di quanto questo sia un elemento psicopatologico o meno. Però in realtà è la natura che ha reso l'uomo aggressivo, ma se noi andiamo a vedere le grandi leggi monoteiste siamo assolutamente sovrapponibili. Questo è abbastanza singolare, come la legge, la religione cattolica e la religione musulmana da questo punto di vista vedano alle radici dell'aggressività nel peccato primario. Quindi la natura aggressiva dell'essere umano non poteva che trovare il suo perché nel peccato primario nel giardino di Eden. E questo non è molto diverso nella nostra cultura, diciamo, cattolica e nella cultura musulmana. Questo nella cultura islamica, scusate. Leggete questa sequenza di versione coranica, diciamo. Da quando Dio perdonò i peccati della coppia, i musulmani credono che l'intera umanità sia nata in al-fitra, uno stato naturale di credenza e sottomissione a Dio fin dalla nascita, puntini puntini. Commento: nella cultura islamica il principale fallimento dell'essere umano è l'essere orgoglioso e ribelle. Nel suo orgoglio l'uomo paragona se stesso a Dio, danneggiando l'unicità di codesto. Nella religione islamica l'orgoglio quindi è il peccato cardine. Ora, al di là della mia lettura infelice di quelli che potevano essere dei versetti coranici e per i quali chiedo scusa, questa invece è la conclusione icastica chiara. Come vedete è una conclusione molto simile a quella che noi troviamo per quanto attiene il peccato primario, il peccato originale nella religione cattolica. Però ricordo un punto fondamentale, aiutati da Fromm: l'uomo è l'unico primate assassino che uccide e tortura membri della propria specie senza motivo. Senza un motivo economico, senza un motivo biologico, traendone però soddisfazione. E l'aggressività maligna, noi lo vediamo nella clinica dei disturbi di personalità, questo c'era scritto Kernberg e altri autori, ed è proprio questa aggressione biologicamente non adattativa, non programmata filogeneticamente, il vero pericolo per l'esistenza della specie. E allora queste sono le dinamiche aggressive che vediamo nel mondo animale, ma sono dinamiche tra virgolette adattative, anzi senza tra virgolette. L'aggressività materna, beh, caspita, chiunque si sia avvicinato ad una cucciolata di cani o di gatti sa che forse non è proprio molto sano avvicinarsi quando la mamma è presente. L'aggressività antipredatoria, vedete come per esempio il leone, questa è un'immagine un po' triste devo dire, il leone re della foresta che scappa inseguito da un branco di bufali, però succede anche questo. L'aggressività predatoria ovviamente, poi altre forme, la competitività interspecifica nel branco dei lupi, l'aggressività territoriale, chiunque sa che entrare nel territorio di un animale non è mai consigliabile. Poi ci sono altre forme che vengono sublimate fondamentalmente, che sono in particolare l'aggressività sessuale oppure l'aggressività irritativa, semplicemente per il gusto di scaricare la propria aggressività. È nei primati che noi vediamo l'aggressività comparire, la vediamo soprattutto nelle scimmie più evolute fondamentalmente. Questo, guardate, gli scimpanzé e la tribù dei bonomo. La tribù dei bonomo è molto evoluta, qui si vede come compaiono delle correlazioni neuroendocrine e nella lotta
per la gerarchia, per occupare il posto più alto a livello gerarchico, sia un correlato nell'endocrino della prima aggressività, dell'aggressività che noi vediamo comparire non adattativa fondamentalmente. In realtà non tutti gli uomini sono violenti e aggressivi, esistono delle culture pacifiche, in particolare in Malesia o anche anche in Sud America, dove la violenza fisica è assolutamente sconosciuta. E questo va un po' contro tutto quello che ho detto fino ad un attimo fa. E allora, riassumendo, l'aggressività può avere un versante etologico, l'aggressività al servizio della conservazione della specie, oppure aggressività come risposta a stimoli ambientali o sociali esterni è qualcosa di appreso, di modellabile in base al vantaggio che ne deriva, e infine l'aggressività espressione della pulsione di morte, di Thanatos, nell'ottica più strettamente freudiana. Poi ci sono tante situazioni invece in cui l'aggressività viene sublimata, lo sport, basta pensare al calcio, andiamo, ammazziamo, facciamo, stracciamo e così via, ovviamente una forma sublimata quando non viene agita, per arrivare a tante altre situazioni che sono fisiologiche di aggressività. L'arte è un canale di sublimazione dell'aggressività. Le nostre forme invece più familiari, abbiamo tante altre forme di aggressività chiaramente patologiche, il mobbing trasversale, il mobbing longitudinale, il bullismo, l'aggressività a livello degli stadi, la violenza domestica. Ricordo come la violenza domestica è uno dei punti su cui bisognerà lavorare molto nei prossimi anni, perché tutti si occupano del femminicidio. Sì, il femminicidio è ovvio che è un fenomeno aberrante, però quello che mi preoccupa di più è che questa è solo la punta dell'iceberg. Prima di un femminicidio ci sono centinaia di casi di violenza intradomestica, ed è su questi che noi dobbiamo porre l'attenzione, perché poi è da lì che nascono altre forme di violenza che poi compaiono a livello giornalistico. Quindi l'aspetto funzionale, adattativo, certamente adattativo fino anche all'omicidio, però sempre se adattativo, è nell'uomo soltanto che invece l'omicidio non è mai sostanzialmente adattativo, a meno che non comprometta o non rischi di compromettere la propria vita o la vita delle figure per noi più significative. A quel punto anche una risposta aberrante come il suicidio può essere giustificata. Se non ti minaccia fisicamente per la tua sopravvivenza, oppure minaccia, facciamo un esempio, tuo figlio. Quindi una anger che risponde a motivazioni molto diverse fra di loro. E allora la neurobiologia? Beh, la neurobiologia non si è mai discussa, la neurobiologia è stata sempre un mistero, quella dell'aggressività. Fondamentalmente si è sempre pensato a ipotesi dinamiche, a ipotesi sociologiche, a tutto quello che volete. Il caso Whitman invece cambiò il paradigma interpretativo dell'aggressività. Whitman era un signore mite, aveva una quarantina d'anni, mi sembra, 1966. Egli consultò inizialmente uno psichiatra perché aveva degli incontrollabili e periodici impulsi violenti, senza ottenere alcun beneficio. Prima di scalare la torre scrisse a se stesso una lettera, una lunga lettera. In questi giorni non riesco proprio a capirmi. Ultimamente ho sofferto di molti pensieri inusuali e irrazionali. Questi pensieri ricorrono continuamente, pensieri ossessivi, e faccio un grande sforzo per concentrarmi. Ho parlato una volta con un dottore per circa 2 ore e ho cercato di smettere i miei timori derivanti dal fatto di sentirmi sopraffatto da opprimenti impulsi violenti. Vedete, la consapevolezza della violenza, di questo impulso irrazionale, ma non riesce a opporsi. Dopo una sessione non li vidi più il dottore, non aveva capito niente il dottore. E da allora in poi ho combattuto la mia agitazione da solo. Dopo la mia morte voglio che sia effettuata l'autopsia per vedere se c'è qualche disturbo fisico visibile. Ho sofferto di tremendi mal di testa in passato. Più tardi scrisse, e questo è veramente bello, guardate la contraddittorietà di questo scritto. Fu dopo averci pensato molto che decisi di uccidere mia moglie Katie. Questa notte, dopo che la sarò andata a prendere dal lavoro, l'amo teneramente ed è stata per me una moglie così cara come qualunque uomo potrebbe mai sperare di avere. Non posso razionalmente capire nessuna ragione per fare questo. Vedete come il livello emozionale si scinde dal livello dell'azione.
e come egli sia profondamente critico e nutra questo nucleo profondo di affettività nei confronti della moglie. Eppure, nonostante questo, l'impulso aggressivo, violento, quindi chiaramente su base organica, che non ha una valenza affettiva, rischia di prendere il sopravvento. E infatti, quella sera egli uccise sua moglie e uccise anche la mamma. La mattina successiva scalò la torre dell'università e con un fucile per 90 minuti sparò a qualsiasi cosa si muovesse, uccidendo 14 persone e ferendone 38. È importante perché è la prima grande strage negli Stati Uniti, ma anche perché l'autopsia riscontrò un glioblastoma multiforme delle dimensioni di una noce che comprimeva il nucleo dell'amigdala. Ecco, è da lì che è cambiato il paradigma della violenza e dell'aggressività. Certo, questo non consente, non permette di trascurare nessuna valenza psicologica, sociologica o legata alla teoria della psicologia sperimentale, ma è innegabile la componente biologica. Pensate appunto al buon, povero signor Whitman. E allora appunto la neurobiologia della violenza trae origine da fattori di ordine genetico, sociale, economico, ambientale, che ovviamente vanno a cadere o a interfacciarsi o a essere correlate con le strutture cerebrali, con fattori sottostanti e poi quindi con comportamenti aggressivi o violenti agiti. Ma quali sono i parametri che noi prendiamo in considerazione? La serotonina. Bassi livelli di serotonina a livello neurotrasmettitoriale, periferico o centrale, si correlano chiaramente con impulsività e aggressività. Bassi livelli di serotonina predicono l'aggressività, predicono comportamenti aggressivi. Elevati livelli di noradrenalina sono positivamente correlati con l'impulsività. Anche l'attivazione di alcuni recettori dopaminergici sono correlati con aspetti di impulsività o di aggressività pura. Nucleo centrale dell'aggressività è l'amigdala. L'amigdala porta con sé una serie di nuclei. Questi nuclei sono, se stimolati, possono inibire oppure elicitare comportamenti aggressivi, ma è nell'amigdala che avviene l'elaborazione conscia e inconscia di stimoli salienti sul piano emozionale e sul piano motivazionale. Questa, l'amigdala, è il luogo in cui che contribuisce alla rappresentazione, alla memoria degli stimoli, degli input che arrivano dall'esterno, all'apprendimento, all'elaborazione di risposte affettive, cognitive, motorie, autonomiche, risposte che saranno filtrate alla luce delle nostre conoscenze e poi a livello prefrontale. È l'amigdala che riconosce le espressioni facciali altrui, di paura, di rabbia, di simpatia, quello che volete. E vediamo che i soggetti, vedi Tyson, che ha alti livelli di aggressività di tratto, mostrano più elevati livelli di attivazione a livello amigdaloideo. Ma un ruolo fondamentale lo gioca anche la cortezza prefrontale. Il Pineas Gage è un signore molto mite, un signore normale, che lavorava due secoli fa alla costruzione delle ferrovie che andavano dall'est all'ovest o dall'ovest all'est, non mi ricordo mai qual era l'east o l'altra costa. Vabbè, insomma, il professor Bollorino mi dice che lui invece queste cose le sa, voi non lo vedete, che era comunque, adesso a parte gli scherzi, questo signore che costruiva, che contribuiva come operaio a costruire le ferrovie, un giorno fu vittima di un incidente, cioè una traversina gli praticamente determinò una vera e propria ablazione della zona prefrontale. Da quella volta diventò di una violenza assolutamente incontenibile, fu legato e praticamente penso che morì legato o qualcosa del genere, perché era realmente incontenibile. È nella cortezza prefrontale, infatti, che avviene l'integrazione dei processi sensoriali, cognitivi, affettivi, dove si generano le nostre rappresentazioni, cioè che cosa? I nostri stati d'animo, la memoria di lavoro in modo coerente. E poi da lì che partono le elaborazioni strategiche e comportamentali, che vengono inibite le risposte inappropriate. È qui il punto, quindi quando abbiamo uno sbilanciamento fra amigdala e cortezza prefrontale, il risultato può essere un comportamento aggressivo. C'è tanti altri comportamenti, comportamento moriatico e via dicendo, cose che abbiamo già, penso forse già, discusso in precedenza. Ma è nel gioco quindi di interazione amigdala e cortezza prefrontale che si valuta e si determina l'aggressività, e gli studi di connettività funzionale ci confermano proprio questa correlazione. Lo vediamo in disturbi esplosivi, lo vediamo in disturbi di personalità.
importante il ruolo modulatore della serotonina, ma altrettanto quello dell'ipotalamo. Non mi soffermo adesso sulle singole strutture, francamente l'ipotalamo è stato oggetto di molti studi, in particolare nel gatto, e gli studi di stimolazione oppure di ablazione di determinate aree ipotalamiche ci dice appunto che anche l'ipotalamo contribuisce all'aggressività in senso di stimolazione oppure all'incontrario. Come vedete, il livello poi neurotrasmettitoriale viene confermato anche dagli studi più recenti: ridotti i livelli serotoninergici, aumentati i livelli dopaminergici e di norepinefrina si correlano con l'aggressività a livello corticale. Quando invece abbiamo ridotti i livelli GABAergici, aumentato trasmissione del glutammato, dell'acetilcolina a livello limbico, questi si correlano anch'essi con comportamenti aggressivi. Quindi una serie di fattori strutturali e funzionali che modulano il comportamento aggressivo, dopamina, aggressività, eccetera, non mi interessa. Cervello limbico e corteccia, questo è importante. Guardate, senso di deficit, non so se voi vedete il mouse, in cui comunque arrivano degli impulsi dall'esterno. Questi impulsi dall'esterno vengono a essere oggetto di processazione, vengono a essere oggetto di confronto con quello che è il nostro bagaglio informativo che abbiamo già e che abbiamo acquisito nel corso degli anni, dei decenni e via dicendo. E questi poi mettono in moto delle risposte adattative o meno, oggetto di che cosa? Soprattutto oggetto di filtro a livello della corteccia prefrontale. Quindi si attivano poi dei circuiti top down oppure bottom up a seconda delle situazioni. Ma se noi abbiamo l'abuso di sostanze o abbiamo delle lesioni periferiche, abbiamo dei deficit sensoriali e quindi abbiamo delle distorsioni in questi input sensoriali. Ma se abbiamo ulteriormente delle lesioni a livello di questi circuiti che arrivano fino a livello prefrontale, voi comprendete come può essere una deformazione della trasmissione di questi input, da cui possono discendere dei comportamenti anche aggressivi, proprio per mancata inibizione oppure per eccessiva stimolazione. Dipende dalle situazioni. Banalmente, questa è una cosa molto didattica, le aree frontali e prefrontali, riassuntiva, valutano lo stimolo, la strategia di comportamento, quindi il ruolo inibitorio sul comportamento aggressivo. Il lobo limbico è quello che media le emozioni, la paura, l'amigdala, l'ippocampo, e per non parlare poi invece della zona reticolare, dell'ocus eruleus in particolare, che è quello diciamo coinvolto nell'attivazione del sistema autonomico, ma anche metabolico, endocrino e via dicendo. Sul testosterone non mi voglio soffermare. E poi c'è la base genetica. La base genetica è stata ipotizzata anche da sociologi e antropologi. In realtà non abbiamo molto. Abbiamo alcuni candidati, indubbiamente, geni candidati, però non ci dicono oggi qualcosa di sicuro. Certamente se c'è una componente genetica è una componente poligenica. Il suicidio, io non parlo di suicidio, ve ne ha già parlato sicuramente Serafini, ve ne parlerà il professor Serafini, però una nota va detta in rapporto all'aggressività, perché il suicidio è una forma di aggressività, autoaggressività importante. Questo sì che risponde ad una base genetica in alcuni casi, oppure semplicemente risponde a dinamiche successive alla depressione o comunque disturbi affettivi. Ma anche in questo caso vi sono dei chiari correlati che riguardano il metabolismo della serotonina, riguardano alcuni correlati neuroendocrini, come per esempio bassi livelli di prolattina e via dicendo. Qui certamente giocano tanti fattori, da quelli clinici, psicopatologici, ambientali, sociologici e via dicendo. Perché, vedete, noi possiamo dire quello che vogliamo, possiamo parlare di personalità, possiamo parlare delle cose più raffinate del mondo, però vi faccio l'esempio che ho letto sul giornale l'altro giorno, di un signore che aveva investito tanto sul suo bar, eccetera, e si era impegnato sul piano economico, e nel momento in cui è arrivata la seconda mazzata del lockdown, a questo punto la disperazione ha preso il sopravvento e quindi ha messo in atto dei comportamenti autolesivi. Purtroppo, come lui, ce ne sono altri di esempi, alcune volte elicitati da aspetti esterni, altre volte invece no, altre volte nascono più da elementi profondi dalla propria persona, oppure sono legati a eventi di vita. L'aggressività nei nostri pazienti. L'aggressività nei nostri pazienti non è stata sufficientemente studiata. Fino agli anni 90 non è stato oggetto di studio, anzi, fino agli anni 2000. Questo perché?
Beh, intanto perché i pazienti erano prevalentemente ospedalizzati, quindi essendo ospedalizzati c'era poco da studiare l'aggressività, era lì dentro. L'istituzione ha coperto il fenomeno, però c'è un altro elemento che riguarda gli psichiatri. I psichiatri erano molto timorosi nello studio dell'aggressività perché temevano di alimentare lo stigma. D'altra parte considerate le convinzioni a livello di popolazione generale. Ricordo Benjamin Franklin, personaggio autorevole, colto. Ebbene, nel 1775-77, quindi a cavallo della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, quindi dei livelli anche molto avanzati, voi leggete la carta dell'indipendenza, mi sembra che chiami Magna Carta degli Stati Uniti, bellissima, avanzata, culturalmente raffinata, aperta. E cosa ci diceva Benjamin Franklin? Ci diceva: c'è un rapporto inverso tra violenza e malati di mente a livello di libertà, tanto più sono messi in situazioni di asilo, asilari e di sicurezza, e quindi tanto meno sono sulle strade, tanto meno violenza c'è. Lo stesso dicono molti sociologi. Un certo Penrose, noto sociologo inglese anglosassone negli anni 30, sosteneva proprio la medesima identica cosa. D'altra parte, le stesse considerazioni valgono a livello di popolazione generale. Guardate i film, Il silenzio degli innocenti, Psycho, Shining e via dicendo, tanti film che valorizzano il matto assassino, senza parlare di Criminal Minds, che se voi guardate Criminal Minds penso che ormai non ci siano più esseri umani viventi, perché sono tutti morti, tutti uccisi dai vari serial killer, eccetera. A parte le battute, le fesserie, di fatto è sempre stato difficile valutare l'aggressività. In più, ultimamente, vi è stata la comorbidità importante tra violenza e abuso di sostanze. E poi gli studi sono stati metodologicamente imprecisi, senza disegni metodologicamente corretti, senza rating scale adeguate, quindi metodi di valutazione. E poi sono tante forme di aggressività, c'è l'impulsività aggressiva, c'è invece un target più premeditato, paranoicale, c'è il target degli schizofrenici e via dicendo. Quindi sono tante le forme da studiare. E allora noi vediamo comunque che nel determinismo dell'aggressività ci sono due aspetti da tenere presente: aspetti demografici generali e che sono fattori di rischio generali e fattori di rischio quindi generici e specifici. Quelli generici sono l'essere maschio, giovane, di basso livello socio-economico, basso livello anche culturale, disoccupati, senza un network sociale di sostegno. Questo sono fattori di rischio generali. Quelli più specifici invece, quelli più specifici riguardano la storia personale. Essere stati in passato oggetto di violenza. Non mi riferisco tanto, guardate, alla violenza sessuale, che ovviamente è un elemento estremamente importante, è un trauma unico, tra virgolette. No, ma mi riferisco alla violenza molto più diffusa, essere cresciuti in un clima violento, oppure aver abusato di sostanze, essere cresciuti in un clima di scisma coniugale, oppure di violenza sociale, avere abusato di sostanze, avere anche un esordio precoce di malattia. Poi ovviamente ci sono alcune diagnosi che più di altre si correlano con la violenza: malattie psicoorganiche, disturbi di personalità, psicosi, comorbidità con abuso di sostanze. Tralascio il discorso dei correlati psicopatologici, perché è evidente che lo schizofrenico è aggressivo nel momento in cui è oggetto di allucinazioni uditive. È evidente che è aggressivo nel momento in cui si sviluppa un delirio di beneficio, specialmente all'interno della propria famiglia. E allora chi sarà la vittima predestinata? Sarà la mamma? Sarà la sorella? Oppure, se questa responsabilità di eventuali aggressioni o essere oggetto di malevolenza viene dall'esterno, un elemento privilegiato è il medico di riferimento e lo psichiatra. Questi sono elementi noti, d'altra parte, che sono relativi alla popolazione generale e al fatto che sono gli psichiatri, dopo i familiari stretti, a essere le vittime preferite, tra virgolette, in questi casi. L'insight è la coscienza di malattia. La coscienza di malattia è indubbiamente importante nel limitare e contenere o meno l'aggressività e la violenza.
E allora questa è la ripetizione di quello che vi ho detto prima, quindi non mi ci soffermo. Fattori di rischio statici o generici per il comportamento aggressivo, e poi invece questa diapositiva. Questo è importante perché? Perché ci fa il confronto fra i comportamenti aggressivi e violenti nella popolazione generale, in chi abusa di sostanze e in malattie psichiatriche maggiori. Vi risparmio un'analisi singola delle varie sbarre. La conclusione è semplice. Il vero fattore che porta aggressività è l'abuso di sostanze. Questa è una diapositiva degli anni 90. Non crediate che sia vecchia, perché fa parte dello studio ICA. È uno studio partito allora che va tuttora avanti, quindi la percentuale, le percentuali fra le varie fasce di popolazione sono assolutamente invariate. Salvo per alcune cose. Primo, i portatori di un disturbo psichiatrico maggiore sono 4-5 volte più violenti rispetto alla popolazione generale. Chi abusa di sostanze in questo studio è più violento di 16-17 volte rispetto alla popolazione generale e rispetto al malato di mente. Quindi chi fa la differenza è l'abuso di sostanze. Ma qui siamo ancora con una situazione di eroina, di cocaina, di sostanze tra virgolette classiche. Ma ultimamente assistiamo all'uso di sostanze molto più violente, molto più aggressive, spesso difficilmente rintracciabili. Quindi è facile intuire che questo rapporto non è più di 1 a 20, ma è molto più alto. Sintomi psicotici, ma l'avevo già detto. Sintomi psicotici e aggressività si rifanno ai concetti generali dell'aggressività come fattori statici, più le specifiche alterazioni legate a disturbi del pensiero, di tipo persecutorio fondamentalmente. La schizofrenia paranoide è quella più chiamata in causa, la schizofrenia disorganizzata per allucinazioni uditive, deliri e via dicendo, sono cose che abbiamo già detto. La cosa che mi interessa è questa: l'aggressività è più frequente all'inizio, all'esordio della patologia, nelle forme acute, è più frequente quando si verificano le riaccensioni di patologia, ma è più frequente dopo 10 anni. Questi sono studi americani, statunitensi, è abbastanza facile comprendere perché dopo 10 anni, perché dopo 10 anni subentrano cause di ordine sociale, e cioè laddove non vi è soprattutto un'assistenza prevalgono gli homeless, e gli homeless hanno fame come tutti noi, quindi spaccano le cose, vanno nei supermercati e poi vengono arrestati dalla polizia, da cui appunto la registrazione come soggetti aggressivi. Come vedete, le varie determinanti, cliniche, biologiche, psicopatologiche, sociali. E poi c'è il disturbo delirante, il disturbo paranoicale, quello di cui abbiamo parlato, quello più grave dal mio punto di vista. Perché? Perché chi agisce questa aggressività l'agisce in modo premeditato, quindi difficile sfuggire. Delirio di grandezza, ottomanico, di gelosia, di persecuzione o interpretativo. Sono cose che abbiamo già detto, quindi non mi ci soffermo più di tanto. Poi abbiamo i disturbi di personalità di cui avete parlato, ma dove la parte del leone la fa l'impulsività, la disforia collerica, l'anger, la reattività patologica alla frustrazione, l'impossibilità a tollerare la frustrazione. E allora l'anger o disforia collerica o irritabilità, dove sembra che la rabbia sia l'unico vero sentimento che prova il disturbo borderline di personalità. E poi l'impulsività, da cui all'interno di relazioni altamente instabili, altamente non solo instabili relazioni oggettuali, ma anche l'immagine di sé. Ricordo che il disturbo principe del disturbo borderline di personalità è la diffusione di identità, e all'interno di questa, all'interno di alterazioni dell'umore, all'interno di relazioni interpersonali che vengono giocate a yo-yo con un meccanismo elastico, all'interno di queste è molto facile la frustrazione, la depressione, spesso di tipo anaclitico, e la rabbia e l'aggressività contro oggetti o contro persone, oppure soprattutto l'aggressività contro di sé, come meccanismi anche per potersi sentire vivi, disturbo di controllo, discontrollo degli impulsi. Una nota soltanto è quella che riguarda lo psicopatico. Lo psicopatico è disturbo antisociale. Ci sono tante forme di classificazione. Io mi limito
Non voglio parlare adesso del disturbo antisociale di personalità, che richiederebbe una o due ore. Vi leggo solo la definizione che fu data nel 1956 da uno degli autori che più di altri se ne è occupato. Lo psicopatico è asociale, la sua condotta lo porta in conflitto con la società, è spinto da desideri primitivi e da un desiderio sfrenato di eccitazione. È un uomo per cui il momento è un segmento di tempo staccato da tutti gli altri, cioè vive in quel momento, nella momentaneizzazione. Le sue azioni non sono programmate, sono mosse dal desiderio, non sono schematizzate, desiderano una soddisfazione immediata. Ecco perché è aggressivo, non si sente mai in colpa, commette azioni senza rimorso, ha una capacità di amare deformata, cioè qualcosa che ingloba l'altro, quindi non ha colpa, non ha sentimenti di amore. Questo lo rende diverso dagli altri, è per definizione amorale. In realtà non è così, esiste un sottogruppo di antisociali che ha qualcosa di deterrente sul piano morale, però in realtà appunto questa è la caratteristica principale degli antisociali. Le figure femminili e lo psichiatra di riferimento sono quelle più attaccate perché sono quelle cui il paziente si lega di più, quindi legandosi di più sono anche quelle figure che possono essere più facilmente oggetto di proiezioni della propria aggressività o proiezioni, oggetto di identificazione proiettiva. L'altro diventa un contenitore, quindi di che cosa? Delle proprie angosce, che vengono però mutate in comportamenti aggressivi. Quindi tu, mamma, tu, sorella, vieni a essere il serbatoio delle proiezioni mie, paziente. Ok? E queste proiezioni si trasformano in aggressività. Il paziente li sente come aggressivi. Quindi li sente come coloro i quali agiscono l'aggressività. O sono gli autori di comportamenti, di trame, di malevolenza nei loro confronti, proprio perché sono le figure cui il paziente si lega di più. Ma difatti, guardate, se ci riferiamo agli psichiatri, gli psichiatri cui non accadono mai incidenti sono quelli che curano di meno i pazienti, sono quelli che si legano molto meno ai pazienti. Quelli invece che si legano di più sono indubbiamente oggetto di maggiore aggressività. Certamente. Purtroppo noi siamo oggetto di aggressività come psichiatri, capita abbastanza spesso. Io ricordo un giorno ero a Bologna a lavorare e cominciamo a vedere delle scritte vicino alla clinica di aggressività nei confronti miei e di un altro collega. Vabbè, questi episodi si sono ripetuti e quando uno di noi era di guardia qualcuno è entrato in clinica spaccando i vetri e scrivendo delle cose di minaccia nei nostri confronti. Poi hanno cominciato a telefonare di notte, ricordo a casa mia, tutte le notti, in modo sistematico, con una violenza notevole, e tra l'altro non potevo neanche tenere il telefono staccato perché avevo mio papà che stava male, quindi non c'erano i telefonini, insomma una situazione poco agevole. E poi però lo stesso alla casa del mio collega. Quindi ci siamo messi in contatto, era una clinica dove si parlava molto fra terapeuti, e quindi ci siamo messi un po' a vedere a questo punto chi potevano essere i pazienti che ce l'avevano con noi in qualche misura. Tra l'altro sono arrivati a intrudere in casa mia con un colpo di pistola e a intrudere in casa sua lanciando dei sassi, delle pietre, non dei sassi, che sono arrivati veramente a pochi centimetri dalla testa del bimbo che era appena nato, aveva un bambino di un mese e due. E avevamo fatto alcune ipotesi finché un giorno torno a casa, chiama la Digos e chiama, io pensavo fosse uno scherzo, ci vado e quando mi siedo mi fanno sentire un nastro, il nastro registrato della telefonata che è arrivata la notte precedente a casa mia e che io poi avevo messo giù il telefono perché non ne potevo più, in cui si esprimeva una chiara minaccia di morte per la notte successiva, che sarebbe venuta e mi avrebbero ammazzato. A questo punto ecco perché la Digos ha chiamato. Poi da lì, insomma, vi risparmio i particolari,
sono arrivati a identificare un paziente dove la motivazione dell'aggressività in questo caso era molto più spicciola, e cioè questo paziente paranoico faceva parte di una banda di paranoici gravi che si erano già resi autori di un paio di omicidi nel nord-est, ma omicidi gravi, efferati, tipo bruciare delle persone, veramente atroci, l'aggressività loro si era scatenata perché non volevano che noi facessimo dei prodotti depot a questo paziente. Tant'è vero che io poi, quando ho rivisto questo paziente che è stato arrestato, ce l'hanno portato, lui mi ha detto: guardi, a lei non l'avremmo ammazzata, volevamo solo impaurirla. Quello che c'eravamo invece per ammazzarlo era l'altro. Ma perché? Perché io lavoravo dentro l'ospedale e lui lavorava sul territorio, e quindi lui doveva essere ammazzato. Questo detto molto brutalmente, molto banalmente, ma con una freddezza glaciale che mi faceva comprendere come effettivamente, anche sulla base poi dei loro antecedenti, sarebbe potuto tranquillamente avvenire. Ecco, questo è un esempio, diciamo, di una aggressività indiretta, tutto sommato. Poi vi racconto un altro esempio, invece sempre vero, e cioè quando io mi trasferì da Bologna a Parma nel 99, nel 2000, avevo un ambulatorio, un'attività ambulatoriale, e quindi per trasferirmi trasferii tutti i pazienti al servizio territoriale. Uno di questi in particolare, paziente piuttosto serio, facemmo un buon passaggio di consegne, e poi però, vi risparmio i dettagli, lui si rese autore di alcuni omicidi, ed erano omicidi basati semplicemente sulla personalità paranoide e sul delirio persecutorio da cui era affetto. Quindi aveva una lista di 12 persone, i primi due li aveva ammazzati, erano persone assolutamente comuni, totalmente slegate fra loro, senza nessun legame fra loro, almeno così ci diceva la polizia, ma è così in effetti. La terza vittima doveva essere poi il terapeuta che ce l'aveva in carico. Lui andò quella sera a servizio. Il caso vuole che quello psichiatra e la sua specializzanda uscirono dalla porta opposta, cosa mai successa nell'arco di un anno, veramente un'eccezione, e così si salvò. Però io quella cosa che non sapevo è che il quarto della lista ero io, e l'ho saputo soltanto anni dopo, quando una persona che era la mia paziente, che in realtà era andata a lavorare nello studio legale di questa persona, che difendeva questa persona, mi portò la lista originale e dice: questo è un regalo per lei. Sì, e io non sapevo di essere il quarto della lista. E così, ecco, lui era passato da me per farmi fuori. Queste sono due forme, come vedete, totalmente diverse di violenza. La prima è una violenza di un gruppo paranoicale, meditato, grave. La seconda invece è sull'onda di un delirio persecutorio, interpretativo, cioè tutto da una diffidenza pervasiva che vede una trama negativa e persecutoria e che scorge dei collegamenti persecutori attorno a sé nel mondo esterno. E questa è legata ad una personalità paranoide che in realtà poi diventa una schizofrenia fondamentalmente. Quindi vedete forme totalmente diverse di aggressività, violenza. Poi c'è l'aggressività all'interno del diagnosi e cura, per i pazienti che giungono molto agitati e che rifiutano le terapie e chiaramente hanno bisogno di essere in qualche modo contenuti a livello di mura, non dico a livello di contenimento fisico, questo mai, parlo delle mura, parlo dei farmaci, ecco, ambientali, siamo un contenimento organizzativo e ambientale. Quindi forme molto diverse che bisogna riuscire a conoscere per prevenire e tenere in trattamento. Quando noi parliamo di aggressività o di agitazione psicomotoria, una cosa la dobbiamo sempre fare, ed è questa. Due cose, anzi, la prima: valutare che se c'è un'agitazione, l'agitazione va in escalation e può diventare violenza. Ho detto può diventare. Questo significa interveniamo subito, diagnostichiamo e interveniamo subito. Primo punto. Secondo punto, quando noi consideriamo l'aggressività, scusate, adesso non voglio andare avanti con le diapositive, dobbiamo sempre considerare due aspetti. Uno sono gli elementi psicogeni e uno gli elementi organici.
cioè dobbiamo sempre fare una clearance internistica. Ora mi perdonerete se vado avanti con le diapositive, ma mi faccio aiutare per darvi un'immagine di qualcosa che deve essere oggetto di analisi. Ecco, le possibili eziologie dell'agitazione o dell'aggressività devono sempre prima passare attraverso una clearance a livello internistico, condizioni mediche generali, intossicazione da sostanze. Soltanto dopo, o meglio dopo, bisogna poi valutare, no, lì per lì spesso non ci vuole bisogno, non c'è bisogno di una grande diagnostica differenziale, talvolta invece sì, soprattutto adesso che il 30-40% dei bipolari assume sostanze, disturbi di personalità idem, noi dobbiamo sapere se sotto c'è un'intossicazione da sostanze, se il quadro allucinatorio dispercettivo deriva dalle sostanze, oppure se sotto c'è una condizione medica generale. Quindi, fatta questa clearance internistica, pensiamo all'agitazione indifferenziata invece su base psicopatologica, su base psichiatrica. Questo quindi per concludere proprio il discorso di oggi, ok?